Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Da pochi giorni è finalmente entrata in commercio la nuova console lanciata da Nintendo, ossia la Nintendo Switch. Una piattaforma molto particolare che permette di unire in un qualche modo le funzionalità di Wii U e 3DS. Io personalmente non l'ho ancora comprata e lo farò solo quando verrà annunciato il prossimo gioco Pokémon. Ed è proprio di ciò che oggi vi voglio parlare. Dall'uscita di Pokémon Sole e Luna infatti si specula molto su quello che sarà il prossimo titolo di questo brand e, contrariamente a ciò che si è detto per molto tempo, forse questo fatidico nuovo gioco non sarà il terzo titolo di Alola, né tantomeno un remake della quarta generazione. Ma andiamo con ordine. Ultimamente Game Freak e Nintendo hanno registrato un nuovo marchio Pokémon, chiamato Pokédaring. Ora, cosa vuol dire esattamente che questo titolo è stato registrato? In pratica, prima che un qualsiasi prodotto venga annunciato, è necessario che si registri il marchio dello stesso, e ciò è già successo se ricordate con Pokémon Sole e Pokémon Luna, che vennero alla luce inizialmente sotto il nome fittizio di Pokémon Rainbow, ma in generale ogni marchio viene prima registrato e solo in seguito annunciato. Ora, come potreste facilmente intuire, questo Pokédaring potrebbe essere un nuovo gioco, sì, ma potrebbe anche tranquillamente essere una banale nuova funzione di un altro titolo, un prodotto del merchandising Pokémon o addirittura una nuova applicazione per cellulare, ma ciò che è certo è che qualcosa potrebbe venire fuori. E sinceramente il nome stesso, Pokédaring, mi puzza tantissimo di spin-off Pokémon. Quindi stiamo parlando in questo momento di un Poképark, di un Pokémon Mystery Dungeon oppure di un Pokémon Ranger. Escludendo a priori Pokémon Mystery Dungeon, che nel 2016 ha già presentato un nuovo titolo, penso che questo nuovo marchio potrebbe celare un nuovo Pokémon Ranger, per due motivazioni in realtà. Innanzitutto è lo spin-off principale, che è un po' una contraddizione da dire, più abbandonato, per la precisione non viene toccato da quasi 7 anni, un'infinità se pensiamo che non esisteva ancora la quinta generazione, mentre Poképark ha fatto in tempo ad accogliere anche i Pokémon di Unima. Ma soprattutto, cosa più importante, credo che un ipotetico Pokémon Ranger potrebbe sfruttare al meglio le potenzialità della Switch, utilizzando la console portatile per catturare i Pokémon e vederne il risultato sul monitor fisso, in modo da risolvere in un qualche modo quel problema di fondo che portava a sfondare il touchscreen dal DS a furia di comporre circonferenze attorno ai Pokémon che Giotto levati. Detto ciò, Pokédaring, ripeto, potrebbe potenzialmente essere qualsiasi cosa, ma sinceramente sarei davvero curioso di vedere finalmente un nuovo Pokémon Ranger dopo tanto tempo che sfrutti le nuove funzionalità della Switch. Ovviamente, questo presunto nuovo titolo non escluderà di certo Pokémon Stars o simili, semplicemente li rinvierà ad una data imprecisata nel futuro. Per saperlo, ovviamente, non ci resta che aspettare il giorno dell'annuncio del prossimo gioco. E voi cosa ne pensate di questo particolarissimo annuncio? Pensate che potrebbe celare davvero un nuovo gioco? Oppure siete favorevoli a una delle ipotesi che ho proposto precedentemente? Fatemelo sapere con un commento e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace se volete altri video di questo genere. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, passate ai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati e premete la campanella in alto a destra per non perdervi nessun feed che YouTube ultimamente decide sempre di non mandarli. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video. Oh.